tutta un'altra vita, ambientato in una villa lussuosissima, ipertecnologica, c'è anche la domotica, ma qual è la vostra abitazione, la vostra casa ideale? Per me è un appartamento che, dove c'è una porta sola e qui chiusa quella sei abbastanza tranquillo. Troppe entrate, troppi ingressi, troppi ladri, ho paura. Che abbia uno spazio esterno vivibile, più vivibile possibile. Per me sì, tipo un appartamento, io non amo le case più piani, un appartamento molto luminoso, cioè non deve mancare la luce, le finestre il doppio affaccio, sempre. Ottimo. Allora, Ilaria Spada e Paola Minaccioni. Tu, Ilaria, fai l'amante, invece Paola fa la moglie tradita. Sì, sono specializzata in cornute. Ah, in Anche cornute. nella vita, ma questa è un'altra storia. Allora, dopo ci Mamma dite mia. anche che relazione avete con le corna, ma come avete lavorato a questi due personaggi, come li avete costruiti anche dalla parte della regia? E come abbiamo lavorato? Allora, intanto naturalmente le corna non fanno la differenza in un personaggio, ma si lavora sempre sulla psicologia, quindi più volte, devo dire sinceramente, la mia carriera mi è stato proposto il ruolo della moglie tradita e a volte sono stati personaggi più semplici, più banali, come in questo caso invece altre volte ho avuto l'opportunità di interpretare un personaggio, cioè sinceramente del mio lavoro e di quello che ho fatto nel film, la cosa che lei sia la moglie tradita è proprio l'ultimo dei miei problemi, perché Lorella è una donna che, come tante donne, affronta la vita, si è spenta, nel senso che le difficoltà economiche, la quotidianità, posso dire anche l'abitudine delle piccole cose, anche l'abitudine ammazza le persone, no? Però magari se non hai possibilità di porti delle domande, ti schiaccia ancora di più. Quindi lei si è spenta da tutti i punti di vista. Pensa di non farlo, non ne è cosciente e quindi il suo rapporto, anche per colpa del marito che a sua volta si è spento, è un po' finito. Però non è solo finito l'amore, è finito il suo progetto nella vita. Cioè, Lorella non chiede altro a se stessa e al mondo e poi nemmeno a suo marito. Credo che la bellezza di questo film sia che, anche se la trama è semplice, nel senso c'è il marito, la moglie e l'amante, se vedi il film ti accorgi che racconta molto di più. Adesso sono stata troppo prolissa? Assolutamente. Vado io con l'amante? Sì. Beh, l'amante, anche questo, che per me non è la prima volta che interpreto il ruolo dell'amante, né tantomeno il ruolo dell'amante con moglie la Minaccioni. Ma poi questo, cioè, però ci vogliamo bene, continuiamo a volerci bene, nonostante tutto. Io lo so per... No, questo ruolo dell'amante... È divertente anche se, appunto, come dice Paola, ci sono volte in cui i personaggi sono trattati in maniera un po' più così superficiale, altre volte, appunto, come in questa, in cui ogni personaggio ha comunque una sfumatura che te lo fa amare, no? L'amante è un po' antipatica, è chiaro che il pubblico empatizza più con un personaggio no, tradito, umiliato, picchiato. Io No, così. picchiato no, perché sei tu che picchi lui, esatto. Però a rendere, diciamo, amorevole anche la nostra Lola c'è cioè il fatto che si evince una debolezza, una enorme fragilità, il fatto che abbia probabilmente scelto di approcciare l'amore o la relazione con l'uomo in maniera così distaccata, così professionale, perché probabilmente non è andata benissimo. Però anche nella relazione col genitore, col padre, si capisce che poi è una brava ragazza, addirittura avrebbe anche dei valori, che però ha dovuto mettere da parte perché evidentemente secondo lei non sono la chiave di successo nella vita, no? Come dire, vabbè, queste sono cose belle, però il successo, la vita la realizzo attraverso altro. Devo dire Questo l'ha che, deciso lui, sì, no, devo dire peraltro. che tutte e due queste donne, questi personaggi, hanno tutte e due una caratteristica. Allora, la caratteristica di Paola è quella che porta i pantaloni in casa, perché è quella che comunque gestisce la famiglia, gestisce i figli, quindi ha sulle spalle il peso della famiglia e quando si sentirà tradita. Forse avrà voglia anche lei di prendersi una sua rivincita o rivedere la sua vita in un altro modo. Ilaria è una donna ferita, che non crede più nell'amore perché ha paura di altre delusioni, quindi se lo nega, ma in realtà ha una gran voglia di amare, quindi è un personaggio puro.
Invece il film è basato, mi sembra, su due elementi molto forti, che sono i sogni e i tradimenti. Ma sono più i sogni che portano al tradimento è più il tradimento che costa sogni? Ma guarda, questa è tipo Marzullo, infatti fatto una domanda Marzullo. Siete scambiati. Esatto. Però se ho capito, io direi che tradire se stessi è già, cioè secondo me quando tradisci te stesso non sogni più, quindi io unirei le due cose. Sì, un po' il tradimento di se stesso uccide un po' il sogno. Vediamo se riusciamo a confondere un po' il tempo. Allora, questo no, l'abbiamo detto. Allora. Non è sta io qua. È nato prima l'uovo o la gallina, è questa. No, però sì, no, la cosa del tradire, se, anche penso in un tradimento di una relazione, poi alla fine tradisci fondamentalmente te stesso, il patto che hai fatto, la scelta che hai fatto, è diciamo una sconfitta sempre, credo. Cioè ti accorgi di aver sbagliato qualcosa a un certo punto. Quindi è drammatico sia per chi lo riceve che per chi lo compie. Non so se c'entrasse qualcosa con la domanda che ci ho fatto, però mi piaceva dire. Un film la comico. Si ride. Siccome è un film comico, sicuramente avrete avuto dei momenti di altissima ilarità con Brignano sul set. Ci sono stati appunto dei momenti in cui non riuscivate a girare per le risate? Sì. Dici tu. Ci sono. Allora. Mi ricordo una sera che mi ha fatto le tre di notte, eravamo anche un po' stanchini, e c'era questa scena con una signora che si era addormentata e lui con una nocciolina, è nel trailer quindi non spoilerò niente, doveva cercare di centrare la bocca. Allora ci abbiamo messo un'ora e un quarto a centrare la bocca e un'ora e un quarto perché interrompevamo, perché ridevamo. Anche la signora stessa diciamo russava a bocca aperta mentre rideva delle volte, quindi era un po' complicato. Grazie. Però comunque grande concentrazione, cioè si rideva, però a un certo punto lui frustino. Sì, sì. Eravamo arrivati alla proprio ultima scena della giornata. Insomma, una lezione di basket.